Molti ladri restituirono la refurtiva ai derubati e le chiese si riempirono di fedeli in preghiera. Quando Osile e Olfe si accorsero di tutto ciò, capirono di aver ottenuto l'effetto opposto di quello sperato. Disastro, disastro! Gridava Osi, sbattendo i piedi per terra. Quel vecchio grassone ci ha fregati! Tutto il mondo sta diventando più buono, ma com'è possibile? Dobbiamo fare qualcosa. Svegliamolo subito, prima che sia troppo tardi. Andarono quindi a casa di Babbo Natale e lo svegliarono sotto lo sguardo compiaciuto dei suoi piccoli e fidati amici e gli confessarono tutto. Non abbiate timore, in fondo con la vostra azione malvagia avete risvegliato la coscienza del mondo e, anche se per poco, lo avete reso migliore. Noi vi perdoniamo. Poi si rivolse agli elfi e agli gnomi. Allora, miei preziosi collaboratori, non c'è un attimo da perdere, siamo pronti a partire? E, salito sulla slitta, Babbo Natale partì subito per il suo viaggio in terre lontane. Mentre lo guardavano allontanarsi, fino a sparire all'orizzonte diventando un puntino rosso sulla neve, Olf si rivolse a suo padre. L'anno prossimo dobbiamo trovare un altro modo per fermarlo. No, sarà sempre inutile. Puoi fermare lui, imprigionarlo, renderlo innocuo, ma non puoi fermare il messaggio di pace e amore che questo uomo porta in tutte le case. Nessuna prigione può rinchiudere le idee. Si girarono e, a testa bassa e sconsolati, se ne tornarono per sempre nella loro caverna.